Allora, buongiorno, scusate il ritardo nell'inizio. Tuttavia, questa sessione, a differenza di altre, ha il vantaggio di avere un numero limitato di relatori che avranno la possibilità comunque di approfondire i loro argomenti per 35-40 minuti. Qual è? Solo due parole di introduzione, perché come sapete questa presentazione è all'interno di quest'area tematica che si chiama Futuro. Qual era l'obiettivo dell'area tematica e perché le presentazioni di oggi? Era cercare di illustrare, adesso non so chi di voi è stato presente anche nelle sessioni di Futuro di ieri, era cercare di fare il punto su quelle che possono essere le sfide nei prossimi anni, sia in termini di organizzazione del lavoro, e c'è stata una sessione ieri sugli skills, sull'evoluzione, misurazione e evoluzione degli skills, sia sull'organizzazione delle imprese. Oggi pomeriggio ci sarà una sessione dedicata a questo tema, e abbiamo anche cercato ieri di capire come il mondo che cambia può essere intercettato dalla contabilità nazionale, ed era la sessione di ieri mattina. La sessione di oggi ha l'obiettivo di provare a capire quali possono essere i drivers dell'andamento dell'economia italiana, sia quelli appena passati, e quindi che cosa è successo durante il periodo di crisi, sia quale possono essere le prospettive, cercando di leggere su un periodo più lungo le determinanti e le caratteristiche dello sviluppo italiano. Quindi Romina Gambacorta, che è la prima presentatrice, ci illustrerà il lavoro che hanno fatto in Banca Italia sulle caratteristiche, sulla relazione tra disuguaglianze e non crescita economica nel periodo della crisi. Quindi se ci sono stati aspetti particolari che hanno portato a acuire magari problemi già presenti, o quali sono state le differenze nell'ultima crisi rispetto alle crisi precedenti. E questo secondo me è importante per capire il pezzo del passato recente. Mentre invece il professor Felice successivamente cercherà di darci un'idea di più ampio respiro, cioè dare un'illustrazione sia in termini di dati sia in termini di analisi delle determinanti dello sviluppo economico italiano, per cercare di capire o di immaginare quali possono essere i problemi successivi. Alla fine di ogni presentazione ci sarà spazio per domande, e quindi inizierei direttamente da Romina Gambacorta. Grazie. Si accende? Ecco. Provo ad alzarmi, se non mi sentite mi risiedo. Allora, benvenuti, mi avvicino al microfono. Buongiorno, benvenuti, grazie di essere qui. Desidero ringraziare Fabio Bacchini per l'invito a partecipare a questa conferenza. Come anticipato, vi presenterò i risultati di un lavoro di ricerca condotto in collaborazione con Andrea Brandolini e Alfonso Rosolia, anche loro di Banca d'Italia, che cerca di spiegare appunto l'andamento della disuguaglianza e della stagnazione. Vediamo. È già acceso? Della disuguaglianza e la stagnazione dei redditi familiari in Italia nell'ultimo quarto di secolo. E anche questo bisogna accendere. Quanti strumenti. Ok, funziona tutto ora. Bene, allora, non possiamo parlare di aspetti distributivi dei redditi delle famiglie senza prima passare per un'analisi delle fasi macroeconomiche che hanno caratterizzato l'economia italiana negli ultimi 25 anni, per capire qual è stata la situazione economica delle famiglie rispetto agli altri settori istituzionali. Poi passeremo all'analisi dei dati micro utilizzando l'indagine sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia. E a questo punto potremmo parlare di variazione degli aspetti distributivi dei redditi e evoluzioni che possono essere intervenute nei vari strati della società, e l'impatto che hanno avuto le forze demografiche e le riforme fiscali e del mercato del lavoro
nella riallocazione delle risorse economiche. Poi mi soffermerò a parlare nella comparazione delle due fasi della recessione, anche e soprattutto rispetto a quello che è avvenuto nella disuguaglianza all'interno dei gruppi demografici e tra i gruppi demografici, e poi parlerò, insomma, tirò fuori le conclusioni. Okay. L'andamento delle principali grandezze macroeconomiche è riassunto in questo grafico. Potete vedere la linea nera è quella del prodotto interno lordo negli anni dal 1960 al 2016. La linea blu che gli va vicino è quella della spesa per consumi, la linea rossa è quella del reddito disponibile, e tutte queste grandezze sono espresse in termini pro capite a prezzi fissi e in numeri indice. La base è il 92, infatti vedete che si intersecano tutti quanti in corrispondenza del 92. Proviamo anche il laser, ecco qua. E invece sulla linea verde riporta il tasso di risparmio delle famiglie in valori percentuali, che si riferisce alla scala di destra. Ora, quello che è evidente qui è che all'inizio, partendo dagli anni 60, c'è stato fino all'inizio degli anni 90 una fase di crescita economica sostenuta, il prodotto interno lordo cresceva a un ritmo del 4%, nel periodo che abbiamo riportato qui il prodotto interno lordo e il reddito disponibile sono più che triplicati, e fino ad arrivare alla crisi valutaria del 1992. Che può rappresentare una sorta di spartiacque tra una crescita sostenuta e un cambiamento completo, diciamo, delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche. A partire dalla crisi valutaria vediamo che il prodotto interno lordo continua una crescita, sebbene un po' più ridotta, mentre invece c'è una biforcazione rispetto al reddito disponibile che vive un periodo di stagnazione, cioè sostanziale stabilità. A fronte di questo però i consumi continuano a crescere, sospinti soprattutto da, come vedete, una diminuzione del tasso di risparmio. E cercheremo di capire quali sono le grandezze, diciamo, le motivazioni di questa differenza, di questa biforcazione delle serie. A seguito invece della seconda crisi economica che ha colpito l'Italia, quella finanziaria prima e poi la crisi del debito sovrano dopo, vediamo che la riduzione del prodotto interno lordo è stata notevolmente più importante rispetto a quella che abbiamo vissuto per la crisi valutaria, ma soprattutto si è protratta per un periodo maggiore di tempo. In questo secondo episodio di recessione non soltanto il reddito disponibile è diminuito, ma anche il prodotto interno lordo e anche i consumi si sono ridotti. Cerchiamo di capire cosa è successo. Troppo avanti. Da che parte? Devo andare di là, giustamente, non di qua, perché è di là. Okay. La prima cosa che abbiamo notato, quindi, è una stagnazione dei redditi familiari a fronte di consumi crescenti. Perché? Cos'è successo? È successo, come abbiamo detto, che c'è stata una contrazione del tasso di risparmio. Le famiglie hanno trovato meno conveniente detenere attività finanziarie, questo anche perché, cioè, tra i fattori che hanno determinato la concentrazione del tasso di risparmio è stata la forte riduzione dei tassi di interesse, quindi è stato meno conveniente per le famiglie detenere ad esempio titoli di Stato, mentre invece era più conveniente rivolgere la propria spesa verso attività reali, ad esempio l'acquisto dell'abitazione di residenza, che garantivano in quel periodo maggiori capital gain. E infatti in quel periodo è cresciuta notevolmente la quota di famiglie che possiede l'abitazione di residenza, che era già alta nel confronto internazionale per l'Italia e adesso lo è ancora di più. Il secondo aspetto che abbiamo visto era la divergenza dei redditi familiari da quelli nazionali, perché il prodotto interno lordo è aumentato e il reddito disponibile invece è rimasto costante. Si può spiegare anche attraverso una redistribuzione delle risorse dalle famiglie verso lo Stato e dalle famiglie verso le imprese. Alcuni fattori potrebbero essere stati, ad esempio, per quanto riguarda la redistribuzione delle risorse delle famiglie verso lo Stato, le politiche di consolidamento fiscale che hanno seguito la crisi valutaria, quindi che hanno portato a un contenimento delle spese, a un aumento della tassazione verso le famiglie, per esempio l'introduzione dell'imposta sulla ricchezza reale, prelievi sul conto corrente, vabbè, diciamo, questa è stata una politica una tantum. Ma soprattutto la progressiva riduzione dei rendimenti dei titoli di Stato ha provocato una riduzione delle spese ovviamente dello Stato e anche una riduzione però delle entrate delle famiglie che erano le maggiori detentrici di titoli di Stato.
Quindi questo spiega un po' la riallocazione delle risorse dalle famiglie verso lo Stato. Invece, per quanto riguarda la redistribuzione delle risorse verso le aziende, possiamo fare riferimento alle riforme del mercato del lavoro che anche hanno seguito la crisi valutaria, avevano l'obiettivo di favorire maggiore concorrenza nel mercato del lavoro, ma anche di contenere la dinamica salariale allo scopo di contenere il tasso di inflazione. Queste riforme hanno avuto l'effetto sì di aumentare l'occupazione, soprattutto sospinta dall'ingresso delle donne nel mercato del lavoro, ma anche quella di provocare una stagnazione dei salari reali. Vediamo l'andamento del tasso di occupazione, per esempio, dei maschi e delle femmine. A sinistra quello dei maschi e delle femmine dal 70 ad oggi, a destra quello delle femmine. Si è leggermente ridotto quello dei maschi, ma questo anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, mentre invece quello delle donne continua, diciamo, sempre ad aumentare, perché era molto basso, era al 35% all'inizio, quindi arriva adesso al 60%. Le due scale ovviamente sono diverse, non so se le vedete, però il 60% delle donne sta qui, quindi è sempre molto ancora più basso di quello degli uomini. Se li mettiamo insieme, vediamo sul grafico di destra il rapporto tra occupati e popolazione in percentuale, si nota subito la crescita nel periodo precedente della crisi valutaria, la recessione successiva alla crisi valutaria, poi la ripresa successiva e di nuovo l'aumento della disoccupazione a seguito della recente doppia recessione. Però a fronte, quello che mi premeva di far notare, che a fronte di una crescita del tasso di occupazione tra la crisi valutaria e la doppia recessione, si osserva però una stagnazione dei salari reali, che appunto spiega perché la dinamica dei redditi è stata contenuta in questo periodo di ripresa economica. In questo grafico invece possiamo osservare come si distribuisce il prodotto interno lordo o il reddito nazionale disponibile, che sono le linee che vediamo qui, questa continua e quella tratteggiata, tra i vari settori, cioè famiglie, Stato e imprese. Le famiglie sono la parte in nero. E fino agli anni 90 la crescita del PIL corrispondeva a una crescita anche della quota attribuita alle famiglie. Dagli anni 90 in poi il reddito disponibile delle famiglie rimane costante, mentre invece si allargano le quote attribuibili agli altri settori, che appunto sono, per i motivi che abbiamo detto prima, lo Stato, che è la parte in grigio scuro, per diciamo, a seguito delle politiche fiscali restrittive e della diminuzione dei tassi di interesse, e le imprese, che sono la parte grigio chiara, anche in seguito alla riforma del mercato del lavoro, soprattutto alla contrazione dei salari reali. A questo punto abbiamo inquadrato qual è la situazione macroeconomica, il contesto in cui ci stiamo muovendo, e possiamo passare all'analisi dei fattori distributivi, che poi è lo scopo, diciamo, di questo lavoro. Per farlo abbiamo utilizzato i dati dell'indagine sui bilanci delle famiglie italiane, è un'indagine condotta dalla Banca d'Italia dagli anni 60, e allo scopo di raccogliere informazioni sulle condizioni socio-economiche delle famiglie, quindi composizione della famiglia, variabili sociodemografiche, i redditi percepiti dalla famiglia e la ricchezza della famiglia. Sin dall'inizio viene raccolta l'informazione sull'abitazione di residenza, successivamente e sulle attività reali, e successivamente dal 1989 anche sulle attività finanziarie. Per questo motivo le nostre analisi riguardano il periodo che va dall'89 in poi. I redditi dell'indagine Banca d'Italia sono redditi al netto di tasse e contributi, di tasse imposte, e includono gli affitti imputati, che è quel rendimento che viene attribuito al proprietario dell'abitazione residenza per il fatto appunto che gode della propria abitazione, non deve pagare un affitto per stare, diciamo, per poterci abitare. E il riferimento nelle nostre analisi sarà sia al reddito familiare, che ovviamente è un reddito che è osservabile direttamente e ci dà informazioni sulla capacità di spesa dell'unità decisionale, ma soprattutto ci riferiremo al reddito equivalente, che ci permette di tener conto della composizione della famiglia, del numero dei componenti, come fa il reddito pro capite, ma anche di come è composta la famiglia, di quanti adulti ci sono, e soprattutto del fatto che sono presenti economie di scale, cioè il reddito equivalente è sempre più grande del reddito pro capite, proprio per tener conto del fatto che quando si vive insieme si fanno economie di scala.
quando vedremo le analisi che si riferiscono a delle caratteristiche individuali, come per esempio il titolo di studio o diciamo, il paese di nascita, ci riferiamo ovviamente a un individuo all'interno della famiglia, che è il capofamiglia, è definito come maggior percettore di reddito. Vediamo in questo primo grafico il rapporto tra reddito medio equivalente e familiare, la dinamica che hanno avuto queste due grandezze dall'89 ad oggi. È un numero indice a prezzi costanti, quindi si parte dall'89,1 e vediamo come sono variati nel tempo. Vi ho voluto far vedere questo grafico per farvi capire che non è esattamente uguale parlare di reddito familiare e di reddito equivalente, e soprattutto in questo periodo storico è importante distinguere queste due tipologie di reddito, perché la divergenza, la differenza esistente tra queste due serie storiche nel periodo considerato è quasi totalmente ascrivibile alle modifiche che sono intervenute nella composizione delle famiglie italiane. Ci sono più famiglie monocomponenti, molto di più, anche a causa dell'invecchiamento della popolazione, ma non solo. È diminuito il numero di figli anche a causa dell'ingresso delle donne nel mondo del lavoro, e quindi le famiglie sono diventate più piccole, sono diverse. Riferirsi soltanto al reddito familiare, seppure si tratta di una grandezza direttamente osservabile, che quindi insomma tipicamente viene utilizzato, non permette di tener conto di questi fattori. Quindi è importante analizzare e considerare anche le dinamiche del reddito equivalente, che permettono appunto di tener conto della presenza di economie di scale. Quando si fa questo, quindi quando si considera il reddito equivalente, che è la serie in blu, si osserva in effetti una leggera ripresa, una ripresa dei redditi in seguito alla recessione della crisi valutaria. Poi la diminuzione successiva durante la doppia recessione e segnali di ripresa, diciamo, nell'ultimo periodo. Questo è meno evidente nell'analisi dei redditi familiari. Quello che invece è interessante è che la concentrazione è simile quando si considerano i redditi equivalenti e i redditi familiari. Ecco, quando si prende troppo, torniamo indietro, tanto indietro. Ecco, l'andamento della concentrazione è simile, quindi la crisi valutaria ha determinato un forte aumento della concentrazione dei redditi, sia quando consideriamo i redditi familiari che i redditi equivalenti. Ora, tipicamente i redditi equivalenti hanno livelli di concentrazione minore, proprio perché si tiene conto, si elimina il fattore di disuguaglianza dovuto alla diversa dimensione delle famiglie. Okay, quindi. Però quello che è interessante vedere è che entrambi riportano un aumento della concentrazione nella crisi valutaria, e poi sostanzialmente una stabilità della concentrazione dei redditi successiva. Quindi in effetti durante la seconda recessione non notiamo, almeno con i nostri dati, è un aumento della concentrazione dei redditi, quindi è importante cercare di capire cosa è successo. Utilizzare un indice sintetico di concentrazione non ci permette di andare a vedere poi quello che è successo all'interno della distribuzione, quindi utilizziamo la funzione di ripartizione dei redditi, quindi che ci dice per ogni livello di reddito la quota di famiglie che detiene almeno quel livello, e andiamo a vedere come è cambiata nel tempo la funzione di ripartizione. In questo grafico vediamo, troppo avanti, una tragedia questo controllo, non lo tocco più. Ok, allora la funzione di ripartizione, qui portiamo non la funzione di ripartizione ma le variazioni intervenute nella funzione di ripartizione nei periodi considerati. Allora, la linea continua in nero ci riporta la variazione della funzione di ripartizione dal periodo iniziale, che 1989-91, in queste analisi mettiamo insieme due anni contigui per migliorare la precisione delle stime, quindi comunque prima della crisi valutaria, a oggi, quindi 2012-2014, sul periodo successivo. Lei pensa che dipende da questo? Secondo me dipende da me. Adesso lo scopriremo, questo lo spiego. Vabbè. E quindi la linea nera è la variazione della funzione di ripartizione nel totale del periodo. Quindi quello che è evidente è che c'è stato uno spostamento degli individui, perché qui si parla di reddito equivalente, verso le classi basse di reddito. Quindi sono aumentate le persone che si trovano nei livelli più bassi della distribuzione, livelli al di sotto della mediana.
Le altre linee cosa fanno? Ci fanno vedere come sono cambiate le funzioni di partizione nei sottoperiodi. La linea che è molto vicina a quella nera, questa, indica la variazione nella funzione di partizione del reddito equivalente nel periodo precedente la crisi valutaria e subito successivo la crisi valutaria, quindi dall'inizio degli anni 90 al 93-95. Come vediamo, praticamente ricalca la variazione totale che si è avuta negli ultimi 25 anni, quindi quello che possiamo dire è che effettivamente le variazioni nella distribuzione del reddito che abbiamo osservato si sono verificate tutte in quel periodo lì. Poi nei periodi successivi, nel periodo di ripresa tra le due crisi e nel periodo di crisi economica della doppia recessione, non hanno fatto altro che bilanciarsi, cioè quello che si era guadagnato si è riperso. Quindi siamo ritornati alla stessa situazione che avevamo prima. Prova test. Ah, funziona. Bene. Quindi abbiamo visto come sono cambiate, come è cambiata la distribuzione del reddito, ma questi cambiamenti che effetti hanno avuto nelle classi sociali? Se definiamo le classi sociali in base al reddito equivalente, come famiglie, individui a basso reddito, tipicamente come gli individui con un reddito equivalente al di sotto del 60% di quello mediano, la classe medio-bassa con un reddito equivalente tra il 60 e il 120% di quello mediano, classe medio-alta 120-300 e i ricchi che hanno più di tre volte il valore della mediana, cosa possiamo vedere? Che in questa tavola riportiamo per i periodi pre-post-crisi, prima crisi, seconda crisi, l'indice di concentrazione, la quota di popolazione nelle varie classi che abbiamo definito e la quota di reddito sempre detenuta dalle stesse classi. Allora, prima di tutto è evidente un aumento della concentrazione nella prima crisi valutaria che non osserviamo nella seconda e questo l'avevamo già visto. Cosa succede nelle varie classi? In primo luogo osserviamo che durante la prima crisi valutaria, durante la crisi valutaria, è diminuita la popolazione, il numero di individui nella classe medio-bassa ed è aumentata quella dei poveri, quindi c'è stato uno spostamento dalla classe media alla classe dei poveri. Ciò a fronte di un aumento nella quota di reddito esiguo nella, diciamo, dei poveri, non solo sono di più, ma detengono pochissimo reddito. Ma quello che è interessante vedere è che allo stesso tempo è aumentata la quota dei ricchi ed è aumentata fortemente la quota di reddito detenuta dai ricchi. Cioè durante la crisi valutaria non soltanto sono aumentati i poveri ma sono anche aumentati i ricchi e questo ha favorito la crescita enorme della disuguaglianza che abbiamo notato. Questo non è avvenuto durante la seconda crisi, la doppia recessione più recente, dove quello che al massimo possiamo notare è che c'è stata un piccolo aumento della classe medio-alta a fronte di una riduzione della classe medio-bassa. Ma quello che è più interessante vedere è che la quota di reddito detenuta dai ricchi è diminuita a fronte di una sostanziale stabilità della quota di ricchi. Quindi la seconda crisi sembra essersi comportata in maniera diversa. In questo caso ci hanno rimesso un po' tutti, anche i ricchi. Quindi abbiamo visto, diciamo, in base a queste rappresentazioni, che i principali cambiamenti distributivi si sono verificati durante la crisi valutaria. Successivamente le quote di reddito non sono cambiate e quindi non ci sono evidenze che ci mostrano che ci sia stata una riduzione della classe media successivamente successivamente al 1992, insomma, e che la disuguaglianza sia aumentata. Ma quali sono le motivazioni di questi cambiamenti distributivi e che effetti hanno avuto sulla riallocazione, ad esempio, tra le coorti di età? Abbiamo parlato dell'invecchiamento della popolazione, delle riforme del sistema pensionistico. L'invecchiamento della popolazione ha portato a una crescita del numero di pensionati. Le riforme del sistema pensionistico hanno fatto sì che i vecchi pensionati, avessero livelli di pensione, quindi di reddito, superiori a quelli dei pensionati che sono arrivati successivamente, di quelli che arriveranno. Questo ha favorito un aumento della disuguaglianza, diciamo, tra i pensionati in qualche modo. Le riforme del mercato del lavoro hanno garantito maggiore flessibilità, contratti a tempo determinato, ma anche una moderazione salariale. Questi fattori di cui abbiamo parlato in precedenza ci fanno pensare che durante questo periodo ci possa essere stato un effetto della recessione più forte sui lavoratori rispetto ai pensionati e quindi un miglioramento della posizione relativa dei pensionati rispetto ai lavoratori.
Se andiamo a vedere l'andamento del reddito, ancora familiare ed equivalente, però riferiamoci a quello equivalente perché, per i pensionati e per i lavoratori, vediamo infatti che, perché dico riferiamoci a quello equivalente? Perché quello familiare per i pensionati in genere è molto simile perché sono una o due persone, invece da quello per i lavoratori vediamo una dinamica diversa, che è proprio perché le famiglie sono più piccoli, ci sono meno figli, ci sono più singole, eccetera. Quindi vediamo questo andamento decrescente che è dovuto alla numerosità della famiglia, ma non a effetti, diciamo, di tipo economico. Quello che vediamo è che i pensionati, essendo la scala la stessa, hanno, nel periodo totale, hanno raggiunto un livello di reddito che è superiore nella parte finale a quello dei, non solo hanno raggiunto il gap, diciamo, hanno colmato il gap, ma addirittura hanno superato quello dei lavoratori. Questo anche perché diciamo, tutto ciò è legato anche alla quota di persone che sono nelle varie fasce di reddito, questi sono i quintili di reddito, e la linea nera sono i lavoratori, il numero di lavoratori, migliaia di persone, e la linea tratteggiata sono diciamo, i pensionati. Quello che vediamo è che i pensionati sono aumentati tantissimo, soprattutto nelle ultime fasce di reddito, quindi negli ultimi quintili di reddito, mentre invece i lavoratori sono cresciuti di più nei primi quintili di reddito. Anche se andiamo a vedere il contributo alla crescita dei redditi equivalenti, dei varie tipologie di reddito, è evidente che le pensioni, che sono questa parte in nero, hanno sempre avuto un contributo negativo alla dinamica dei redditi equivalenti in tutte quante le fasce di reddito, in tutti i quinti di reddito. Mentre invece le pensioni hanno avuto un contributo positivo soprattutto nei quinti più alti di reddito, dove abbiamo visto che si sono collocati i pensionati. E poi c'è il contributo dei redditi da proprietà, che anche questo è stato positivo perché, come abbiamo visto, le famiglie hanno acquistato l'abitazione in residenza e quindi il cosiddetto affitto imputato ha contribuito in maniera positiva. Un altro modo per vedere la variazione intervenuta nelle distribuzioni dei redditi equivalenti in questo periodo è utilizzare la parata di Venn. Penn è un economista olandese che immaginò di rappresentare i redditi come se fosse una sfilata di persone che fossero messe in ordine di ricchezza, di reddito, in questo caso. Ovviamente si può fare anche per la ricchezza, però in questo caso in ordine di reddito. Quindi partivano in questa sfilata prima i più poveri e poi man mano, diciamo, a salire nel reddito. E non solo si mettevano in ordine, ma la loro altezza, l'altezza di queste persone che sfilavano, era proporzionale al loro reddito. Quindi partivano all'inizio un sacco di persone basse, ma proprio tante. C'erano tantissime persone basse che sfilavano, che erano tutte le persone con i redditi bassi. Poi si cominciava con quelli con i redditi più alti, persone un pochettino più alte, eccetera. Fino alla fine arrivavano, alla fine della parata, questi ricchissimi che nessuno riusciva a vederli perché erano così ricchi, così alti che non si riuscivano a vedere. Insomma, questa era la storia un pochettino della parata di Penn. Però per farvi capire che in questa rappresentazione, appunto, abbiamo la quota della popolazione in ordine crescente di reddito per il reddito equivalente che avevano a prezzi costanti. Abbiamo riportato la parata di Penn per i periodi precedenti alla crisi e successivi alla crisi, per le due crisi, quindi crisi valutaria e doppia recessione. Poi qui è riportata anche una linea di povertà in questo caso tenuta costante, a 9.000 euro, anche per vedere cosa è successo nelle due crisi nella quota di poveri. Allora, qui forse le linee sono un po' incrociate, non so se si vedono bene. La linea nera e la linea precedente alla crisi valutaria, la linea blu e la linea successiva alla crisi valutaria. Quello che è successo durante la crisi valutaria è c'è stato uno spostamento verso il basso, quello che abbiamo visto prima, quindi dei redditi bassi, quindi i poveri hanno perso, mentre invece se poi andiamo a vedere proprio più in alto, qui non è molto evidente, però la linea blu passa sopra la linea nera, proprio a rappresentare il fatto che i ricchi invece hanno guadagnato durante questa crisi valutaria. La quota di poveri è passata, adesso non mi ricordo bene i numeri, insomma, però più o meno si vede dal 13-14 al 20%. Durante la seconda crisi, la doppia recessione, la quota che sono la linea rossa e la linea verde, la quota di poveri è più o meno diciamo variata allo stesso modo, dal 14 al 20%. Però quello che è evidente è che in questo caso la distribuzione si è spostata in basso su tutti quanti i livelli della distribuzione dei redditi. Vedete, la linea rossa si abbassa
diciamo, la linea rossa e la linea verde, per tutti, anche per i ricchi, tutti quanti, diciamo, sono stati colpiti dalla doppia recessione. Ed è per questo motivo che con la seconda recessione non osserviamo un aumento della disuguaglianza, che abbiamo osservato invece con la crisi valutaria. Ma questa stabilità che abbiamo osservato negli andamenti della disuguaglianza può nascondere, però, e almeno abbiamo l'impressione che nasconda, sappiamo, cambiamenti nella posizione relativa dei redditi equivalenti di alcuni gruppi sociodemografici. Quindi in questo lavoro abbiamo considerato 5 gruppi sociodemografici, organizzati per titolo di studio, tra meno istruiti, coloro che avevano al più la licenza della media, più istruiti gli altri, classe di età giovane, diciamo, fino a 40 anni, e anziani, diciamo, anche perché non si può, 65 anni o più, occupazione occupati verso pensionati, perché appunto ci interessava questo confronto, area geografica centro-nord verso sud, e nazionalità di nascita, italiani verso stranieri. Quello che pensiamo, diciamo, di fare per capire cosa è cambiato è rappresentare sugli assi, sull'asse delle ascisse, riportiamo la posizione relativa iniziale di ciascun decile di reddito rispetto alla mediana complessiva. Ovviamente, quindi, tipicamente i decili più bassi sono a sinistra e i decili più alti sono a destra. Il valore neutro è 1, quando il valore corrisponde alla mediana in ciascuno di questi gruppi, ad esempio istruiti, non istruiti, rispetto alla mediana complessiva. Sull'asse delle ordinate, invece, vediamo come è cambiato questo rapporto per ciascun decilo di reddito nel periodo prima e dopo la crisi, per ciascuna delle due crisi. Quindi, cosa troveremo? In questo quadrante troviamo chi inizialmente è sotto la mediana, però ha migliorato la propria posizione, quindi aveva un reddito inferiore alla mediana, però il cambiamento nel rapporto è stato positivo. Durante la crisi ha migliorato. Qui invece chi stava già peggio è peggiorato, chi stava sopra ed è migliorato, chi stava sopra ed è peggiorato. Quindi molto rapidamente un esempio: se ad esempio il terzo decile della distribuzione del reddito equivalente aveva prima della crisi 17.000 euro e la mediana era circa 16.000 euro, il rapporto sarà un numero superiore a 1,05. Se però dopo la crisi i redditi erano 15.000 euro per la mediana e 14.000 euro per, ovviamente avevano un numero al di sotto di 1. La variazione dei due periodi è stata negativa, e rappresentando questo punto lo troviamo qui. Quindi stavano inizialmente sopra mediana e la loro posizione al termine è peggiorata. Ovviamente come si metterà questa distribuzione all'interno del grafico dipende anche dalla posizione, dalla situazione economica di tutto il gruppo rispetto alla popolazione di partenza. Cosa possiamo dire quindi? Che su quest'asse, se vediamo una distribuzione di questo genere, c'è da attenderci un aumento della disuguaglianza nel gruppo. Perché? Perché qui erano quelli che stavano peggio e sono peggiorati, lì sono quelli che stavano meglio e sono migliorati. Se invece vediamo una distribuzione di questo genere, ci dobbiamo attendere una diminuzione della disuguaglianza nella distribuzione interna al gruppo. Qui stava chi stava peggio ma ha recuperato, chi stava meglio è peggiorato. Adesso qui non so se riuscite a vedere, io vi esorto a venire tutti avanti, altrimenti cercherò di spiegarvi. Mi dispiace, scusate, non sono riuscita a rifare questi grafici. Però ormai avete capito che dovete semplicemente guardare l'andamento. Qui abbiamo, nel periodo delle pre e post, diciamo, crisi valutaria, pre e post doppia recessione. Meno istruiti, più istruiti. Quello che vediamo è che per i meno istruiti, durante la prima recessione, stavano peggio e hanno perso maggiormente. I più istruiti stavano meglio e hanno guadagnato. Quindi durante la prima recessione, la recessione valutaria, c'è stato un aumento non solo della disuguaglianza totale, ma anche della disuguaglianza dentro al gruppo, ad esempio in questo caso dell'istruzione, diciamo per il titolo di studio. Questo risultato lo ritroveremo più o meno in tutti quanti gli altri gruppi. Quindi la prima crisi valutaria ha riportato un aumento della disuguaglianza totale tra i gruppi e nei gruppi. Nella seconda crisi, invece, i meno educati, diciamo meno istruiti, e per i più istruiti, notiamo una sostanziale stabilità. Quando si ha invece una retta, in questo caso
significa che non ci sono state variazioni sostanziali, diciamo, della situazione durante il periodo di crisi. Passiamo adesso al confronto, sempre prima crisi, seconda crisi, dei pensionati rispetto agli occupati. Stessa identica situazione, aumento della disuguaglianza nei gruppi nella prima crisi. Durante la seconda crisi invece è interessante vedere appunto l'aumento della disuguaglianza nel gruppo dei pensionati, che però si trovano tutti quanti al di sopra della scisse. Quindi significa che è aumentata la disuguaglianza tra i pensionati, ma stanno tutti meglio. Mentre invece gli occupati, la disuguaglianza non è aumentata perché più o meno c'è una retta, ma stanno tutti leggermente peggio. Quindi si sta verificando quello che prima avevamo preventivato. Qui riportiamo invece nella parte superiore giovani, almeno 40 anni, e tra virgolette giovani, secondo tra virgolette anziani, per non prendere nessuno più di 65 anni. Anche qui stessa situazione nella prima crisi, quindi aumento della disuguaglianza. Nella seconda crisi è ancora più evidente qui la perdita che è stata subita dalle classi dei giovani, perché mentre quelli con più di 65 anni si comportano ovviamente come pensionati, perché sono le stesse persone più o meno, no? Nella parte dei giovani vediamo che sono tutti quanti molto al di sotto dell'asse delle ascisse, e che hanno perso molto. La perdita di questo gruppo è compresa, vedete, tra meno 0,1 e 0,2, cioè tra il 10 e il 20% hanno perso, quindi è una perdita molto rilevante. Questo è il primo risultato importante. Se andiamo a vedere invece le dinamiche delle disuguaglianze tra aree geografiche, osserviamo sempre un aumento di disuguaglianza nel primo periodo, ma nel secondo periodo invece osserviamo che per quanto riguarda il sud, le fasce di reddito che erano più svantaggiate, quindi che avevano valori più bassi, si trovano al di sopra della linea, quindi significa che hanno recuperato in qualche modo, mentre invece nel centro-nord hanno perso maggiormente le famiglie, gli individui con reddito più basso e con reddito più alto. Questo ha favorito durante la seconda, diciamo durante la doppia recessione, un recupero, una diminuzione del gap tra nord-centro e sud. E infine abbiamo gli italiani rispetto agli stranieri. Ora, il primo grafico non è potenzialmente utilizzabile perché gli stranieri, almeno nell'indagine sui bilanci di famiglie che è relativa agli stranieri regolari, conteneva troppe poche osservazioni, quindi non possiamo commentare questo risultato ovviamente. Questo non fa altro che riportare l'andamento della disuguaglianza nella popolazione sostanzialmente, perché qui c'erano troppe poche persone. Però possiamo utilizzare i dati invece per la seconda recessione, dove abbiamo circa il 10% di persone nate all'estero, individui nati all'estero. In questo caso è evidente come per gli stranieri la perdita durante la fase recessiva sia stata ancora più forte rispetto a quella che abbiamo osservato prima per i giovani, e soprattutto per le fasce di reddito più alto. Quindi cosa possiamo concludere? Abbiamo visto un po' una panoramica di quello che è successo in Italia nell'ultimo quarto di secolo. La cosa particolare è che appunto l'Italia è stata colpita da due fasi recessive che però hanno avuto un comportamento e dei risvolti economici profondamente diversi. Tutti i cambiamenti che abbiamo osservato nella distribuzione sono avvenuti principalmente durante la crisi valutaria del 92, dove abbiamo visto che si è aumentata la disuguaglianza sia all'interno dei gruppi che tra i gruppi. C'è stato uno spostamento degli individui della classe medio-bassa verso quella dei poveri, i ricchi hanno guadagnato. Tra le due crisi c'è stato un periodo di ripresa economica che però non ha favorito le famiglie, perché anche a causa delle riforme del mercato del lavoro, delle politiche fiscali restrittive, hanno di fatto condotto a una stagnazione dei redditi delle famiglie. Mentre invece la doppia recessione che abbiamo osservato a partire dagli anni 2008-2009 ha avuto in termini di ricaduta, diciamo, di caduta del PIL un effetto molto più pesante e molto più prolungato, senza però, quindi ha colpito però tutta la distribuzione dei redditi, senza che questo abbia avuto effetti sulla disuguaglianza complessiva. Non c'è stato un impoverimento della classe media, non c'è stato un aumento della disuguaglianza.
La seconda crisi è stata pervasiva, ha colpito tutti quanti. Quello che però abbiamo visto andando a vedere per gli specifici gruppi sociodemografici è stato che l'onere della doppia recessione è caduto soprattutto in maniera cospicua sugli immigrati. I lavoratori e i giovani in particolare sono quelli che hanno subito le maggiori perdite rispetto ad altre fasce come quella dei pensionati, e questo in parte contribuisce a spiegare il senso diffuso di impoverimento e di indebolimento delle prospettive future che osserviamo. Ovviamente questo, diciamo, la lezione che ci dà, quanto abbiamo visto, è che è necessario andare a migliorare gli strumenti redistributivi per rendere meno disuguale questa situazione, soprattutto verso appunto i giovani. Ma non si può parlare di raggiungere una crescita inclusiva se prima non si passa per un ritorno alla crescita, quindi l'obiettivo primario deve essere quello di favorire la crescita economica e quindi anche quella dei redditi familiari. Grazie. Grazie Romina anche per rispetto dei tempi. Se ci sono delle domande sulla presentazione, prego. Parlo senza microfono? No, guardi, dietro di lei. Mi sentite? Ecco, io mi chiamo Rubino. Innanzitutto complimenti per, se mi viene consentito, per la presentazione di Gamba Corta, che mi sembra estremamente interessante, informativa, e credo che faccia fare un passo in avanti nella comprensione dei fenomeni strutturali dell'economia italiana. Allora dico due cose, due quesiti pongo. Di tutti i grafici che lei ha mostrato, quello che mi ha colpito di più, magari perché non seguo più tanto queste cose, è la impressionante stagnazione del reddito pro capite, il reddito familiare pro capite, e la divaricazione rispetto all'andamento del PIL reale pro capite, no? Che è intervenuta da 20 anni a questa parte, giù di lì. Cioè, mi ha veramente colpito questo, magari era una cosa che non avevo in testa. Lei fornisce anche delle spiegazioni, ha fornito delle spiegazioni tentative sulle cause che possono spiegare questa divaricazione. Vorrei sapere se lei è in grado di mettere dei pesi relativi, di dire se ha pesato di più il consolidamento fiscale rispetto, diciamo, al cambiamento al peggioramento del salario reale o altre variabili, anche solo tentativamente di darci qualche diciamo indicazione sulla decomposizione di questo divario, e se per caso, azzardo, però mi aiuti lei, se abbia pesato anche un mutamento nelle ragioni di scambio, in qualche modo, visto che stiamo parlando dell'andamento del PIL rispetto all'andamento, diciamo, del reddito, dei consumi, se c'è anche un elemento di ragione di scambio. L'altra cosa che le volevo chiedere era questa qui, no? Cioè, che veramente ha colpito tutti, penso, tutti quelli che stanno qui, a prendere dall'analisi, diciamo, anche disaggregata che lei ha mostrato, come la lettura in termini redistributivi della doppia recessione sia meno corrispondente alla descrizione aneddotica, no? Che viene data, cioè di una inasprirsi, di un acuirsi delle sperequazioni e dispersione del reddito. E allora vorrei capire come, al di là dei dati che sorreggono evidentemente la lettura che lei fornisce, vorrei capire da lei come riconciliare, diciamo, la lettura aneddotica con quella diciamo effettiva, tenendo conto del fatto che, non so come dire, cioè l'ultima doppia crisi a cui siamo appena usciti è stata una crisi anche dei fondamenti reali dell'economia italiana, perché sono caduti gli investimenti, ci sono state recessioni impetuose che hanno colpito particolari settori produttivi rispetto ad altri, mentre lo dico male, lo dico in modo qualunquista, la crisi del 92 è stata una crisi prevalentemente solo finanziaria. Se un'analogia dove deve porsi rispetto alla crisi recente, quella forse la mente corre, io sono vecchio, sono quasi anziano, corre all'episodio di caduta ciclica del 75, dove c'è stata una caduta della produzione industriale, non so, del 10%, cioè, che credo sia fuori dai suoi dati, mi pare che lei parta, lei da quanto parte? Dall'80, ecco, forse un episodio analogamente devastante, senza dover andare alla grande recessione degli anni 30, è la caduta produttiva del 75, grazie.
Sì, buongiorno, io sono Saverio Bombelli dell'INPS. Una domanda semplice, non so se per caso voi avete anche fatto dei confronti europei, cioè lei ci ha raccontato, diciamo, le vicende del nostro paese, dalla crisi valutaria ad oggi, quindi parliamo di un quarto di secolo. Se la storia che lei ci ha raccontato è così ben descritto, come dire, analoga nelle più grandi nazioni d'Europa, oppure ci sono stati dei comportamenti, degli atteggiamenti diversi o anche dei risultati diversi in risposta alle crisi che si sono susseguite. In particolare l'ultima doppia recessione è stata abbastanza forte a livello europeo, quindi almeno quello deve essere un elemento comune di partenza che può aver toccato i vari paesi. Grazie, Claudio Vicarelli dell'Istat. Una domanda, forse non ho capito io il punto, per cui è un chiarimento più che altro. Lei ha definito gli anni, ha spiegato all'inizio che, diciamo, le vostre riserve da un certo punto in poi sono biennali e quindi voi prendete 2 anni, diciamo, per maggior precisione. Però in questi grafici, se ho capito bene, voi definite gli anni 2012 e 2014 come anni di post-recessione. Ho capito bene? Ora, definirli anni di post-recessione mi sembra... mi sembra azzardato, nel senso che se i numeri esatti non me li ricordo bene, ma il PIL è tornato positivo forse nel 2015 o forse anche nel 2015, o forse anche nel 2014, forse anche se fosse stato positivo, non ricordo, sarebbe stato leggermente positivo. Quindi 2012 e 2014 siamo nel pieno del double dip, insomma, quindi mi chiedo, considerare questo biennio come anno di post-recessione influisce in qualche modo sulle spiegazioni, sui risultati che avete trovato? Grazie. Rimettere la presentazione per rispondere all'intervento di Rubino. Volevo far vedere un grafico. Vabbè, è troppo difficile. Però, insomma, per rispondere alla domanda, lei ha detto se è in qualche modo pesato l'effetto che ha avuto, alla biforcazione tra l'andamento del PIL e l'andamento dei redditi familiari, la distribuzione verso lo Stato e verso le imprese. Non l'ho fatto esplicitamente, ma può essere visto un po' in questo grafico. Qui praticamente quello che vediamo è che soprattutto verso lo Stato, diciamo, soprattutto il consolidamento fiscale che ha avuto maggiori effetti, almeno da questo, quello che si può vedere da questo grafico. Poi ho segnato confronto europeo, no, mi dispiace, diciamo, non ci siamo occupati in questo lavoro del confronto europeo. Quello che sappiamo è che l'Italia è stata, come alcuni altri paesi, alcuni maggiormente colpita dalla recessione, perché oltre alla crisi, la crisi finanziaria ha subito anche la crisi del debito sovrano, quindi sicuramente nel confronto europeo è stata maggiormente penalizzata. E la survey, sì, in effetti 2012-2014 non è proprio la scelta ideale. Quello che posso dire è che l'indagine viene condotta durante il 2013, quindi in effetti ci trovavamo ancora un po' colpiti dalla seconda recessione, però utilizziamo le due survey perché per avere stime più stabili. Ovviamente, però anche utilizzando semplicemente il 2014 gli effetti sulla redistribuzione erano sostanzialmente gli stessi, utilizzando soltanto il 2014 e l'anno precedente alla crisi 2006. Le analisi davano sostanzialmente gli stessi risultati, cioè una diminuzione dei redditi pervasiva su tutte quante le classi. Allora, io vorrei ringraziare Romina per la presentazione e le persone per le domande. Vorrei solo sottolineare un aspetto che Romina ha citato alla fine della presentazione, cioè a parte la necessità di una crescita più consistente per migliorare aspetti distributivi, c'è forse un problema di definizione e indirizzamento di policy, perché in realtà la maggior parte delle misure fiscali al momento hanno un target ben preciso, che sono la redistribuzione via pensioni.
quindi altre forme di mirate per cercare di venire incontro alle evidenze empiriche presentate da Romina potrebbero essere oggetto di dibattito. Grazie mille. Passiamo alla seconda presentazione, il professor Emanuele Felice dell'Università di Chieti Pescara. Grazie. Dunque, questo sarà un lavoro di presentazione di dati prevalentemente sul PIL, ma anche sulla disuguaglianza interna e sullo sviluppo umano, nel lunghissimo periodo, cioè dall'unità fino all'ultima crisi. E io sono uno storico dell'economia e peraltro diciamo che la serie del PIL che qui veniamo a presentare è stata fatta anche in collaborazione con l'Istat ed è il frutto di un lavoro pluriennale di diversi ricercatori e studiosi che ha consentito di delineare il profilo di quello che chiamiamo la nuova storia economica d'Italia, dal quale poi si ricava anche uno schema interpretativo sullo sviluppo economico dell'Italia e che si concentrerà poi in particolare su un periodo che è stato richiamato, discusso ma anche richiamato qui, che va dagli anni 70 ai nostri giorni e affronta quindi in particolare il declino economico del paese. Bene, questa è la nuova serie di lungo periodo del PIL per abitante, perché è utile presentarlo. Insomma, il PIL, qui siamo appunto nel un convegno dell'Istat, il PIL è una grandezza inventata negli anni 30, 1930, in USA dal gruppo guidato da Simon Kuznets dopo la crisi del 1929. Si è diffuso in Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale, tra cui in Italia. Quindi chi volesse ricostruire il PIL per il periodo precedente la Seconda Guerra Mondiale non poteva avvalersi su statistiche ufficiali del PIL, ma doveva procedere a ritroso con i dati disponibili. L'Istat è stata una delle prime istituzioni al mondo a produrre una serie storica del PIL dall'unità fino agli anni 50 allora. Uno sforzo pioneristico che tuttavia era lacunoso anche per i tempi sotto molti aspetti e quindi da allora gli storici economici e gli statistici economici, tra cui Giorgio Fuà, Stefano Fenoaltea, Giovanni Federico, poi più tardi io stesso, Baffigi, e hanno lavorato nel ricreare o migliorare questa serie dell'Istat fino a produrre una nuova serie del PIL in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia. L'Italia è un paese molto particolare perché ha questa particolarità, non è l'unico, dell'unificazione che tra l'altro precede di poco anche la grande modernizzazione industriale e quindi rende quest'anno di partenza particolarmente interessante sul piano interpretativo, storiografico, vedere come sono andate le cose prima, come sono andate dopo, come erano i divari regionali, che coincide peraltro grosso modo appunto con la modernizzazione economica del paese dalla seconda metà dell'Ottocento in poi. Ora la serie che vediamo, poi c'è stato anche un tentativo di andare a ritroso, ma molto tentative, però grosso modo il trend è quello. Vediamo che dopo l'unificazione italiana si continua per alcuni decenni lungo un sentiero di stagnazione millenaria che caratterizza tutte le economie preindustriali. Quindi si ha una prima fase di industrializzazione molto lenta e poi abbiamo il miracolo economico dopo la Seconda Guerra Mondiale. Come vedete, nel lunghissimo periodo non vi è soluzione di continuità
tra il miracolo economico, la crisi degli anni 70, la crisi del 92-93, è tutto uguale, è tutta una crescita, se noi adottiamo questa prospettiva. L'unica frattura è qua, è nella crisi degli ultimissimi anni, che segna un declino e si vede anche in una prospettiva millenaria, che è paragonabile solo, ma è anche più profonda, a quella che è avvenuta nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è il quadro di fondo. Possiamo ricostruirlo per periodi. Vediamo la stagnazione preunitaria, vediamo come nell'Italia postunitaria il tasso di crescita sia inizialmente lento, ma diventi progressivamente più elevato. E qui vediamo il miracolo giolittiano, che è la prima fase di crescita e di convergenza significativa dell'Italia sui paesi avanzati. Peraltro si tende spesso a dimenticare, è avvenuto il miracolo giolittiano in un contesto di politiche fiscali ortodosse, di continuo ordine, senza fare debito, così, tanto per dire. Prosegue nella prima parte del regime fascista questa accelerazione. Vediamo come nella seconda parte, caratterizzata ovviamente dalla crisi del 29, ma anche da un'accentuazione degli indirizzi autarchici del regime, vi sia invece un bruschissimo rallentamento. Quindi l'espansione, la prima ondata dell'industrializzazione italiana, tardo liberale, poi fascista e prefascista, termina negli anni 30. Quindi l'Italia si caratterizza per una seconda ondata di grande industrializzazione che ha l'apice nel miracolo, tra l'altro anche questo è avvenuto in un contesto di politiche ortodosse, che è il periodo di crescita più intensa. Poi vedete che già dagli anni 70 il tasso di crescita inizia a diminuire. Io la chiamo l'età dell'argento e poi l'età del bronzo. In realtà anche gli anni 70 e 80, se noi li guardiamo più nel dettaglio, sono un periodo in cui il PIL cresce ma meno, PIL a prezzi costanti, la produttività cresce ancora meno, gli anni 90 un ulteriore rallentamento e poi i problemi dell'Italia iniziano dagli anni 2000, dove lo scarto, la grossa perdita, il problema della crisi del 2008 che colpisce l'Italia, sono due problemi. Primo, il fatto che colpisce un'Italia che era già in declino, è già indebolita rispetto a tutti gli altri paesi avanzati. Secondo, il fatto che dura di più in Italia che negli altri paesi avanzati. Anche la domanda che era stata fatta prima, in realtà il 2012-2013 sono già anni di ripresa a livello mondiale e sono in Italia che il PIL continua a diminuire. E sono in Italia che questa crisi è... però in Europa la media europea è già in ripresa, gli Stati Uniti sono in ripresa, il mondo è in ripresa. Quindi è solo in Italia che questa crisi è più grave della crisi del 29. Negli Stati Uniti, nella media europea, per non parlare del mondo, questa crisi è molto meno grave della crisi del 29. Questo è un confronto che abbiamo fatto, e in particolare con Giovanni Vecchi, mettendo la nostra nuova serie in relazione alle serie prodotte soprattutto da Angus Maddison, ne avrete sentito parlare, e quindi confrontandole anche a parità di potere d'acquisto tra i vari paesi. Qui abbiamo nella fascia superiore della banda i paesi che crescono di più di decennio in decennio, in quella inferiore i paesi che crescono di meno, e quella è la banda con i tassi, che racchiude i tassi di crescita di tutti i paesi, esclusi i paesi petroliferi del Medio Oriente e quelli dell'Africa subsahariana, e in ogni decennio.
Come vedete, innanzitutto a livello mondiale la variazione dei tassi di crescita aumenta nel tempo. All'inizio è tenue, oggi è molto elevato. Secondo, vediamo la performance dell'Italia rispetto ai paesi OCSE. Questo è molto utile perché dà l'idea proprio di una crescita, di un andamento cumulativo di come il tasso di crescita anche di oggi sia legato al tasso di crescita del passato e quindi a elementi strutturali. Vediamo, infatti il tasso di Italia non fa così, ma segue un andamento. Inizialmente l'Italia cresce meno dei paesi OCSE, poi si mette in linea negli anni fra le due guerre, cresce di più durante il miracolo e poi il divario inizia a diminuire e l'Italia cresce meno. Vedete che è cumulativo questo andamento, fino a essere in assoluto nel primo decennio del 2000 l'Italia è il paese che cresce meno. Possiamo inoltre confrontare la nuova serie del PIL con quella dei principali paesi europei e degli Stati Uniti, fatti uguali a 100, sempre nei 150 anni. E qui abbiamo un altro dato interessante in cui inquadra l'Italia. Allora, se guardiamo alle distanze assolute rispetto all'Inghilterra e rispetto agli altri paesi avanzati d'Europa, distanze assolute tutto sommato si riducono. L'Italia converge, è una generale convergenza dell'Occidente europeo, ma adesso anche dell'Oriente europeo. Ok? Se guardiamo ai ranking, però, l'Italia, che è sempre la linea rossa, in realtà passa dall'essere terzultima a essere penultima. Oggi in realtà è stata recentemente superata, anche a parità di potere d'acquisto del PIL per abitante, dalla Spagna, quindi sarebbe ultima. E già si vede nel grafico che il trend è quello. E vediamo anche che il miracolo italiano non rappresenta una particolare eccezionalità, se non rispetto alla Spagna, rispetto alla quale allora si produce un distacco, ma poi sapete che la Spagna aveva una storia particolare durante gli anni del miracolo. E l'aspetto del declino italiano a partire dagli anni Ottanta si vede poi con nettezza se focalizziamo lo sguardo nel periodo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ai nostri giorni. Qui vedete, questo è l'andamento del PIL pro capite italiano sempre a parità di costo della vita, che è l'aspetto maggiormente problematico di questi dati, e rispetto agli USA, all'Europa 15, all'OCSE e al mondo nella scala di destra. Come vedete, il declino dell'Italia è ovviamente molto forte rispetto al mondo, come è noto, per ovvie ragioni, ma è forte anche rispetto all'Europa 15 e rispetto agli USA. È evidente e chiaro. Ed è un declino che si concentra, nel caso del resto dell'Occidente, negli ultimi 20 anni. Tuttavia, se guardiamo all'andamento del PIL di lungo periodo e se guardiamo a quello che sto poi per esporre nella seconda parte della relazione, è un declino le cui cause vanno cercate già nelle politiche degli anni 70 ed 80. Possiamo inoltre qualificare lo sviluppo economico italiano anche attraverso altri indicatori che danno l'idea della distribuzione della crescita economica. Questo è l'indice di Gini nel lungo periodo, questo è l'indice della povertà nel lungo periodo. Allora qui anche per qualificare più nel lungo termine i dati fin qui mostrati, allora, dobbiamo dire che fino agli anni Ottanta l'Italia, sul punto di vista della distribuzione tra le fasce sociali della ricchezza, è stato un caso di particolare successo anche nei confronti internazionali. Perché
ha saputo coniugare la crescita economica con una riduzione delle disuguaglianze, anche nelle fasi più intense di crescita. Mentre normalmente, se sapete, poi la curva di Kuznets, normalmente si ipotizza che nelle fasi più intense, iniziali di crescita, la disuguaglianza aumenta e poi diminuisce. Invece qui è diminuita. Mentre invece nella fase del declino, grosso modo, questo trend si interrompe. Quindi quello che noi abbiamo visto nella relazione precedente è in realtà la coda che interrompe un processo secolare di riduzione della disuguaglianza in Italia. Se guardiamo alla distribuzione territoriale, il quadro è peggiore nel trend di lungo periodo, è ugualmente serio per gli ultimi anni. Cioè all'inizio, quando l'Italia è generalmente povera, questo è il PIL medio, i divari tra le macro aree e tra le regioni sono meno pronunciate. Crescono fino agli anni 50, la vigilia del miracolo economico sono al massimo. I divari diminuiscono eccezionalmente durante il miracolo economico, il Sud converge, eccezionalmente perché anche qui la teoria economica predirebbe il contrario, ma è stato l'intervento pubblico che ha forzato le regole del mercato, ha portato la grande impresa capital intensive in un territorio, il Sud Italia, che era labor intensive, a far convergere il Sud. Dopodiché il Sud smette di convergere e in questo si vede chiaramente come si anticipa già il declino dell'Italia, perché se già negli anni 70 e 80 il Sud Italia avesse continuato a convergere, avremmo avuto un tasso di crescita diverso dell'Italia già negli anni 70 e 80, è un trend diverso. E oggi, se avesse continuato a convergere allo stesso ritmo, oggi il problema sarebbe risolto. E invece Sud Italia smette di convergere, va anzi leggermente indietro, continua invece a convergere in nord-est centro, e noi oggi, unico tra i grandi paesi avanzati, ci ritroviamo con un divario chiaramente definito, molto netto, tra tutte le regioni del sud e isole e tutte quelle del centro-nord. Siamo passati, come vedete, da una situazione plurale, qui ci sono varie sovrapposizioni di regioni anche del sud, più avanti di altre del centro-nord, a un'Italia divisa in tre, qui tutte le regioni del nord-ovest, qui tutte quelle del nord-est centro, qui tutte quelle del sud iso, a un'Italia divisa in due, economicamente. Anche elettoralmente, a dire il vero, questo è un segnale di una divisione del paese. Abbiamo poi la possibilità di mettere in relazione i dati del PIL anche con altri dati di lungo periodo, in particolare ad esempio con quelli dell'istruzione e della speranza di vita, e ne possiamo ricavare un quadro del cosiddetto sviluppo umano, anche in questo caso facendo confronti con altri paesi. Ci sono varie formule, perché le Nazioni Unite hanno cambiato varie volte le formule, diciamo l'ibrido è una formula che consente facilmente confronti internazionali di lungo periodo, che comprende il reddito a parità di costo della vita, per l'istruzione comprende una media di alfabetizzazione e scolarizzazione, quindi non la nuova formula ma la vecchia, e poi la speranza di vita. Vediamo che l'Italia cresce, come del resto crescono tutti i paesi avanzati, sapete che l'indice di sviluppo umano è limitato tra 0 e 1, ma se guardiamo al ranking, la performance dell'Italia non è affatto positiva, anzi, l'Italia perde colpi. Questo avviene nonostante delle tre dimensioni, come è noto, l'Italia sia uno dei paesi che faccia meglio nella speranza di vita. Quindi abbiamo questo dato così deludente, perché il reddito scontato con il costo della vita in Italia ancora peggiore, è perché l'istruzione è il grosso problema strutturale dell'Italia rispetto a tutti gli altri paesi avanzati. Difatti noi
per esempio, tra tutti questi paesi nell'istruzione siamo avanti solamente alla Turchia, che è tutto dire. Ah, ho sbagliato tre domande. E questo risultato deludente si produce anche perché c'è il problema del Mezzogiorno. Se noi guardiamo infatti il nord-ovest e il NEC, qui i colori diversi corrispondono a delle soglie che così le Nazioni Unite si sono inventate, però insomma, danno l'idea, diciamo, sopra 0,9 c'è lo sviluppo umano molto alto, come dicono le Nazioni Unite, sotto 0,9, tra 0,8 e 0,9 è alto, tra 0,5 e 0,8 medio, sotto 0,5 è basso. Sono soglie, insomma. Però danno l'idea come alla vigilia dell'ultima crisi il nord-ovest e il NEC superano la soglia di 0,9, hanno aggiunto lo sviluppo umano molto alto, come gli altri paesi avanzati. Il sud Italia no, è sotto, ed è a livello del Portogallo. Più o meno, in termini di sviluppo umano, leggermente peggiore, ma grosso modo uguale, in termini di sviluppo umano la performance del sud Italia è analoga a quella del Portogallo. Mentre la performance in particolare del NEC, delle aree del nord e centro, è sicuramente una delle aree migliori. Tra queste mostrate qui è l'area, sicuramente fra quelli che vanno meglio. Vedete come la Grecia era un po' gonfiata prima dell'ultima crisi. Com'è? Eh sì, ma la Grecia prima dell'ultima crisi addirittura nel PIL pro capite aveva superato l'Italia, io me lo ricordo, uscì una notizia, ci ha superato la Grecia, ma è tutto gonfiato. Cioè la Grecia aveva seriamente gonfiato, era una crescita pompata. Quanto tempo ancora? C'è ancora. Va bene, e questa è una cornice interpretativa di questi dati, e su cui io poi mi concentrerò nel periodo dagli anni 70 in poi. Fondamentalmente sono quattro periodi diversi della storia economica d'Italia in cui quello che li definisce è il contesto internazionale. Ci sono quattro contesti internazionali, quello della prima globalizzazione fino alla prima guerra mondiale, quello degli anni fra le due guerre, quello di Bretton Woods che accompagna il miracolo economico e poi la seconda globalizzazione con cambi flessibili, poi con l'euro che è un altro contesto internazionale. Contesto internazionale influisce sui risultati economici direttamente e poi un paese ha le sue risorse variabili di lungo periodo. Per esempio l'Italia ha poche risorse energetiche, per esempio il capitale umano è una risorsa di lungo periodo, cioè data fissa in un contesto, ma nel lungo periodo può cambiare. Il capitale etico, l'etica, è anche una risorsa di lungo periodo che può cambiare. E questi influiscono, e anche il grado di sviluppo all'inizio cambia nel tempo, l'Italia passa dall'essere un paese povero all'essere un paese ricco, questo influisce. E si influiscono sull'assetto socio-istituzionale da cui dipende la politica e la politica economica e tutti influiscono sui risultati economici in senso lato. Questo è nel breve periodo. Il lungo periodo è dato dall'iterazione del modo in cui a loro volta i risultati economici e la stessa variabile di policy fluiscono sull'assetto socio-istituzionale e sulle risorse variabili di lungo periodo. Risultati economici positivi portano poi alla crescita degli human capital, anche a cambiamenti di tipo etico e al cambiamento dell'Italia, al riposizionamento nella scala di sviluppo.
Questo è molto importante perché quando noi analizziamo i successi o meno dell'Italia in prospettiva storica, anche nel dibattito attuale, dobbiamo tenere conto di come è cambiata la posizione dell'Italia, ad esempio nella divisione internazionale del lavoro. Ora, concentrandoci per esempio sull'ultima fase impresa largamente, diciamo dalla fine di Bretton Woods all'euro fino ai giorni nostri. Per esempio, gli anni 70 e 80 si prestano a una doppia interpretazione. Cioè, se noi guardiamo l'Italia nei confronti con gli altri paesi avanzati del PIL, l'Italia continua a avvicinarsi, seppur meno, agli altri paesi avanzati. Noi non vediamo ancora un declino negli indici di PIL da questo punto di vista. Si riducono peraltro soprattutto negli anni 70, gli anni 70 sono il decennio in cui le disuguaglianze si riducono maggiormente fra ricchi e poveri in Italia. Quindi anche la distribuzione della crescita, la crescita della speranza di vita, dell'istruzione è notevole ancora negli anni 70 in particolare. Tuttavia, gli anni 70 e 80 vedono anche le scelte di policy che portano, non solo non portano al superamento di alcuni ostacoli che l'Italia, dato il suo livello di sviluppo ormai avanzato, avrebbe dovuto superare, ma anzi li fanno aggravare, che sono lo squilibrio permanente nei conti pubblici, la diffusione di corruzione e criminalità che tocca l'apice negli anni Ottanta, la fine della convergenza del mezzogiorno e la perdita di capacità produttiva nei settori industriali più avanzati. Ripeto, tutto questo in termini di PIL ancora non si vede, un po' come era accaduto alla Grecia fino alla vigilia dell'ultima crisi. E qual è infatti la questione di fondo? Perché è importante considerare l'Italia alla luce del grado di sviluppo raggiunto? L'Italia, dopo il miracolo economico, aveva sostanzialmente raggiunto le economie ad alto reddito, aveva ottenuto il miracolo economico attraverso una crescita export led, poi con un forte intervento dello Stato, simile a quello che era avvenuto tra i giganti dell'Asia, che sta avvenendo oggi tra i giganti dell'Asia, però avendo raggiunto un reddito più elevato aveva bisogno di ripensare il modello di sviluppo, ripensarlo verso i consumi interni, e questo in parte era fatto, ma poi ripensarlo però essendo un'economia aperta per vocazione, per risorse strutturali, ripensarlo verso produzioni a più alto valore aggiunto, come dovrebbero fare tutti i paesi avanzati. Scelse invece, rispetto alla crisi stagflattiva, un modello di competizione che non era proprio dei paesi avanzati, fondato sulla svalutazione del cambio, quindi non una competizione di qualità, ma una competizione di costi, di prezzi, e a sua volta sorretta da un accordo interno che riguardava i partiti di maggioranza ed opposizione, i sindacati e la Confindustria, che produceva inflazione, poi scaricata sul tasso di cambio, e debito pubblico. Era un modello di sviluppo di breve periodo, che nel breve periodo accontentava, naturalmente creava debito pubblico, creava disequilibri, perché il tasso di inflazione crea disequilibri molto forti, intanto tra quelli che erano indicizzati dall'inflazione avendo un lavoro e quelli che non l'avevano, ma poi soprattutto crea disequilibri fra le imprese, perché erano soggette all'inflazione dovuta all'origine dell'inflazione, c'è l'accordo sulla scala mobile del gennaio del 75, erano soggetti però a questo aumento dei costi salariali, soprattutto le grandi imprese.
mentre le piccole e piccolissime imprese erano soggette molto meno, ma beneficiavano allo stesso modo della svalutazione del cambio conseguente all'inflazione nel nuovo contesto internazionale. Quindi noi abbiamo negli anni 70 e 80, vediamo crescere le piccole e medie imprese, vediamo anche tutta una letteratura sui distretti, che meno male peraltro che ci sono stati, vediamo anche la convergenza del NEC, le regioni del NEC che si basano su quelle imprese. Quelle però sono imprese in settori leggeri, che hanno molta difficoltà a produrre innovazioni di rottura, tanto più in un paese come l'Italia, che storicamente ha un basso investimento pubblico nell'istruzione e nell'innovazione. Di basso investimento pubblico, imprese piccole che difficilmente riescono a farle, e quindi si rimane indietro nelle innovazioni. Ok? Questo modello, soprattutto negli anni 70, ha dei correttivi negli anni 80, ma sono timidi. Salvati parla di stabilizzazione incompleta e semiconflittuale. Comunque, quello che conta, per esempio, è che negli anni 80 si rientra dall'inflazione, che raggiunge il 20% nell'81. Si rientra, diminuisce molto, ma rimane circa sempre il doppio di quella degli altri paesi della CE. Quindi noi manteniamo un differenziale di inflazione, manteniamo la svalutazione della lira, quindi manteniamo quel modello di sviluppo. Il rientro dal debito poi inizia solo nella seconda metà degli anni 80. Inizia con Amato, in realtà Amato fa una manovra molto dura, ma era iniziato timidamente già nella seconda metà degli anni 80, però molto tardi. Molto tardi. Quindi noi stiamo in quel modello che garantisce anche una crescita nominale, anche se i divari nord-sud aumentano, il sud sprofonda nella grande criminalità organizzata, però non di meno, per esempio, esce un libro negli anni 80, si parla la locomotiva Italia, dice perché l'Italia nel 2015 supererà la Francia e la Germania. Cioè, c'era un notevole ottimismo. I storici servono anche a ricordare queste cose. Dopodiché noi, con quei fondamentali, accettiamo, tutta l'opinione pubblica è d'accordo, insomma c'è una grande accettazione su questo, l'idea di Maastricht e di entrare nell'euro. Questo ci pone in un vincolo che è completamente diverso da quello in cui ci eravamo mossi prima. Cioè il modello di sviluppo fondato su inflazione, svalutazione e debito non si può più fare. Quindi noi dobbiamo ripensare il nostro modello di sviluppo, che non abbiamo più, come è noto, una politica monetaria autonoma, ma non possiamo più nemmeno fare debito. Questo ripensamento avviene un pochino negli anni 90, quando si fanno anche varie riforme sul versante dei mercati, e oltre che di riduzione del debito. Però vi è una consapevolezza molto tenue da parte delle classi dirigenti e dell'opinione pubblica, e difatti con la caduta del primo governo Prodi questa strada si interrompe, non viene sostanzialmente più ripresa, perché la caduta del primo governo Prodi avviene dopo l'annuncio dell'ingresso dell'euro. Si considera l'ingresso dell'euro il traguardo, e quindi senza invece capire che l'ingresso dell'euro era il punto di partenza, perché ti impone un cambiamento del modello di sviluppo, e quindi bisognava puntare a un'economia che crea innovazione, che investe in innovazione, che riforma il sistema amministrativo, il sistema giudiziario anche, per poter competere nei settori maggiormente innovativi, per diventare come la Germania. Può essere un'affermazione brutale diventare come la Germania, ma se condividi gli stessi vincoli
della Germania e lo stesso contesto, ti devi porre in quelle stesse condizioni, fondamentalmente. Questo non è stato fatto ed è la ragione ultima del declino italiano. Ma non è stato fatto anche perché il modello di sviluppo precedente aveva creato delle rigidità molto forti che rendevano difficile, doloroso farlo. Per esempio, rientrare dal debito pubblico negli anni Ottanta sarebbe stato più facile perché le condizioni macroeconomiche generali ti consentivano ancora di crescere più, abbastanza bene, perché i grandi giganti dell'Asia non erano ancora arrivati in maniera così massiccia. Negli anni Ottanta c'era crescita, potevi rientrare dal debito più facilmente. Rientrare dal debito negli anni 90-2000 è molto più difficile, perché cresciamo meno. Okay? E investire in settori innovativi, prima lo fai, meglio è, in prospettiva. E sul che fare? Noi oggi naturalmente ci troviamo in un contesto internazionale più difficile del contesto precedente. Peraltro, il fatto che siamo in Europa ci garantisce almeno finora anche una facilità di emigrare, ma questo in realtà è uno svantaggio nel lungo periodo per il capitale umano italiano. Quindi noi già produciamo poco capitale umano, quel poco che produciamo per il nostro modello di sviluppo tende ad emigrare. Ma noi oggi siamo stretti tra una situazione europea in cui appunto siamo fondamentalmente nel vincolo di politiche strutturalmente deflattive o comunque ortodosse, nel nostro caso che abbiamo un debito particolarmente elevato. Ma se uscissimo dall'Europa, il contesto internazionale sarebbe per noi oggi ancora più difficile, perché ci troveremmo a gestire un mondo di neoprotezionismi crescenti in cui saremmo ancora più deboli. Cioè l'Italia da sola dovrebbe gestire trattati commerciali. Quindi l'unica condizione in cui abbiamo è di restare in Europa e trovare il modo di farla funzionare. Questo, io sono abbastanza pessimista che questo si possa fare con la classe dirigente di cui dispone l'Italia, ma non da oggi, non con il cambiamento che c'è stato. In realtà già da prima vi è una carenza di classe dirigente in Italia, che riguarda, che è anche questa conseguenza del modello di sviluppo adottato, delle scelte fatte. Grazie. Grazie mille Emanuele. Noi abbiamo ancora spazio per domande, se ci sono. Rubino, Presidente del Consiglio dei Ministri, ma a titolo personale ovviamente parlo. Due cose, Felice, professor Felice, volevo proporle. Lei ha presentato una tassonomia stilizzata dei determinanti della crescita in lungo periodo, ha fatto riferimento al human capital, al contesto civico, alla Putnam, quelle cose lì, Banfield, eccetera. Può dire una parola sulla dotazione infrastrutturale, se a suo giudizio è una variabile rilevante nel favorire la crescita ove fosse insufficiente la dotazione nel favorirla, oppure non rileva perché insomma ci sono altri fattori che contano. L'altra cosa, lei ha fatto un cenno al peggioramento relativo che si determina nel ranking di benessere, tra virgolette, dell'Italia, qualora la valutazione venga corretta, mi aiuti lei per la parità del potere d'acquisto. Cioè la posizione dell'Italia è peggiore valutata alle PPP, nel lungo periodo e anche nei confronti internazionali. Lei scorge in questo un riflesso della debolezza della produttività del sistema produttivo italiano, della debolezza della capacità competitiva e della, in particolare della produttività. Grazie.
Ne approfitto per una domanda, se insomma, le due presentazioni mettono in luce una serie di aspetti importanti per le politiche da mettere in atto nei prossimi anni. Io una cosa che volevo chiederti era, rispetto alla presentazione che tu hai fatto, gli squilibri territoriali sono chiaramente evidenti. Quindi se hai in mente misure specifiche per il mezzogiorno e se magari vale la pena riprendere sul mezzogiorno l'idea quella di una nuova IRI della conoscenza, come l'hanno battezzata. Intanto rispondo, poi se arrivano altre domande. Non penso che l'IRI della conoscenza fosse rivolta a mezzogiorno, ma all'Italia tutta. Il mezzogiorno ha un grosso problema, che è quello dell'utilizzo appropriato dei fondi europei, che altre regioni in ritardo di sviluppo sanno fare, le regioni meridionali no, perché anche perché non hanno, un po' perché non hanno la volontà politica, un po' perché non hanno le strutture. Una soluzione che aveva pensato Triglia con Letta, quando era ministro con il governo Letta, era di fare l'agenzia per la coesione territoriale, che doveva fare questa cosa qua. L'agenzia territoriale poi Renzi l'ha fatta, solo che l'ha limitata a un compito di mero controllo contabile su quello che fanno le regioni, cioè non di programmazione macro regionale, di cui il Sud avrebbe bisogno anche per quel che riguarda le infrastrutture. E qui vengo all'altra questione. Nel lungo periodo l'Italia non ha un serio problema di infrastrutture, anzi. Durante il miracolo economico l'Italia ha delle ottime infrastrutture. E anche in età liberale vengono fatte le ferrovie, insomma, non sono problemi particolari. Il problema delle infrastrutture italiane di trasporto nel sud e telematiche, ora meno, ma non telematiche negli anni 90 e 2000, non solo nel sud, è degli ultimi decenni. Ed è un problema dovuto a due fattori, appunto al modello di sviluppo fatto. Intanto il fatto che essendoci un debito pubblico elevato non ci sono soldi, poi i soldi per le infrastrutture negli anni 80 finivano gonfiati da altre cose, come è noto. Quindi è quel modello di sviluppo là che crea un problema. E poi il fatto che la funzione amministrativa giudiziaria opera meno bene. Quindi in Italia per realizzare le grandi infrastrutture ci vuole il doppio del tempo degli altri paesi europei. Ci vogliono 10 anni, 11 al sud, 9 al centro-nord, contro una media di 5 dell'Europa. Quindi sono questi problemi recenti. Quindi insomma, le infrastrutture sono una carenza infrastrutturale recente che c'è in Italia, gravissima al sud, meno grave nel centro-nord, e un portato di questi fattori, a mio giudizio. Se non ci sono altre domande, grazie a tutti per la partecipazione, grazie a Emanuele e a Romina per le presentazioni. Buona giornata.